Ciao Emanuele, ora mandano sempre te dopo gara a parlare. Senti, quanta soddisfazione c'è per questa vittoria, era importante, mancava da novembre, addirittura in casa mancava da fine settembre e credo che sia una bella iniezione di fiducia per tutti. No, no, è stata veramente una bella vittoria perché soprattutto si è visto lo spirito di squadra, chi giocava e soprattutto chi entrava ha vissuto la partita come chi giocava, quindi penso che con questo spirito qua, se continuiamo a battagliare, possiamo togliere delle soddisfazioni e raggiungere il nostro obiettivo. Ciao, complimenti per la vittoria. Ti chiedo, ad oggi la squadra quanto è riuscita ad assorbire, per così dire, i metodi del nuovo allenatore, anche appunto in base a quanto visto oggi in campo? Sì, penso che comunque parlando dello spirito si è visto, perché si è visto che dall'inizio si voleva portare a casa i punti e penso che dobbiamo continuare con questo spirito qua, perché con questo spirito ci si salva e dobbiamo ogni partita battagliare e soprattutto continuare con questo spirito qua di squadra. La mia è una battuta, ma ti voglio fare la domanda sulla battuta. Dov'è che non hai mai giocato? Perché praticamente manca il portiere, forse, difensore centrale, poi hai giocato ovunque. Forse un regista, play davanti alla difesa, non lo so, però le hai fatte tutte. Non dico a Empoli, dico in carriera. Sì, manca solo portiere, quelle due che hai detto te, però a parte le battute, penso che con questo spirito qua, comunque se ognuno di noi si mette a disposizione, come si è visto oggi, si raccolgono dei punti e comunque per raggiungere quello che ci siamo messi in testa. Siamo signori? No. Ti chiedo una cosa, perché mi piacerebbe capire lo spogliatoio come ha vissuto questo momento, secondo cambio di allenatore, il direttore Accardi ha parlato ieri dicendo che soprattutto i calciatori adesso devono sentirsi responsabili di quello che dovrà avvenire, quindi ti chiedo quanta responsabilità addosso vi sentite, ma come avete vissuto il secondo esonero stagionale? Sì, penso che il direttore ha ragione perché quando c'è l'esonero penso che siamo noi giocatori che vanno in campo, quindi penso che è una sconfitta soprattutto nostra perché comunque siamo noi che entriamo in campo. Quindi adesso c'è un nuovo mister e penso che oggi si è visto e siamo ripartiti e pensiamo solo ad ascoltare il mister e andare avanti.